Un saluto a tutti qui da Copippo. Se siete appassionati di grafica 3D, sicuramente il termine ray tracing vi suonerà molto familiare. Infatti, si tratta di una tecnica di rendering che è in corso da decenni. Però negli ultimi 2 anni, gli appassionati di gaming, di giochi, hanno incominciato a inserirla anche nelle schede video. Infatti cercano di ricreare il cosiddetto rendering ibrido per formare una grafica che arriva a simulare praticamente la realtà. Quindi Nvidia ha cercato di riportare sulle sue schede video l'RTX. Che cos'è l'RTX? L'RTX funziona un po' come fosse la realtà. Praticamente noi con il nostro occhio riusciamo a vedere delle immagini attraverso la luce che arriva al nostro occhio e quindi permette di poter vedere le immagini assolutamente reali. Quindi l'RTX o Ray Tracing cerca di simulare l'illuminazione di una scena ricreata al computer. Infatti nel video che vi sto mostrando si vede molto chiaramente, cioè i dettagli fantastici, si vedono proprio ombre, si vedono lucidità di pavimenti, si vedono proprio il fumo, si vede la nebbia, si vedono tanti dettagli che una volta venivano ricreati quando dovevamo riguardare una scena, una storia. Adesso invece possiamo addirittura giocarci con questa tecnologia. Ma veniamo a noi. Molti di voi sono appassionati di Minecraft. Hanno implementato questa tecnologia dell'RTX che al momento viene supportata solo su Nvidia, quindi le GeForce. Infatti, se voi avete una GeForce RTX, potete scaricare il gioco e poter vedere praticamente Minecraft in maniera come non è stato mai visto. E quindi vedere Minecraft con una grafica mai vista prima, perché comunque Minecraft è un gioco dove la grafica è totalmente assente. Perciò adesso sono riusciti a implementare questa tecnologia e a vedere delle immagini spettacolari. Quindi per chi ha GeForce può attivare questa tecnologia. Ma come facciamo a ricreare l'RTX su Minecraft pur non avendo una scheda video che supporta l'RTX? Allora, adesso ve lo farò vedere perché ci sono dei software che possono ricreare questo sistema e poter vedere le immagini come se avessimo l'RTX. Quindi poter utilizzare la tecnologia RTX anche su AMD o altre schede video che avete. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bange. E andiamo a vedere come possiamo fare. Allora, come prima cosa dovete scaricare questi due software che vi lascerò in descrizione, quindi mi raccomando, sotto in descrizione troverete questi due link. E andiamo ad aprire quindi Sonic Heater, che praticamente qua ricreiamo la stessa grafica dell'RTX che abbiamo parlato in precedenza. Dobbiamo scaricare questo, il primo che troviamo, quindi che sarà aggiornato al 10/2/2020, quindi clicchiamo nel download e qua ci chiederà di scaricarlo. Praticamente prende veramente pochissimo, 6 megabyte. Clicchiamo nel download, quindi noi andremo a scaricarlo. Ecco, una volta scaricato voi vi troverete nel download o nella cartella che avete scelto questo file zip, questa cartella compressa. Noi teniamola così com'è. Quindi poi andiamo a ricercare qua nell'Optifine questo sistema per poter abilitare questo simulatore di RTX. Ecco, qui ritroviamo Minecraft 1.16.1, che sarebbe l'ultima versione più recente. Quindi noi andiamo a scaricare nel download, quindi lui aprirà questo link dove aspettiamo. Aspettiamo 3 secondi che vi aprirà questo link, skippate e vi aprirà questa schermata. Quindi noi andiamo a scaricarlo nel download. Ok, scarichiamo e qua, come vedete, l'ha scaricato, mostra nella cartellina. Noi lo prendiamo e lo portiamo fuori. E quindi adesso ci ritroveremo con questi due software. Adesso cosa fare? Ok, una volta che avete installato l'Optifine, avviate Minecraft nel vostro launcher e vi ritroverete subito qua l'applicazione
già l'installazione Optifine 1.16.1. Quindi noi prima di mettere le shadow avviamo l'Optifine, lui caricherà Minecraft. Noi aspettiamo adesso. Qui vi apparirà Minecraft 1.16.1 moddato perché abbiamo installato l'Optifine. Cosa fare adesso? Adesso noi, qua è un nuovo mondo, avevo fatto una cosa mia, creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo, che ne so, Builder World, ok, mettiamo i comandi per così, a caso, mettiamo un baule di bonus e creiamo il mondo. Così vediamo un po' come funziona questo RTX che abbiamo appena installato, perché cioè l'RTX la dobbiamo prima abilitare, chiaramente. Ok, qua abbiamo attivato questo mondo. Voi mi starete dicendo, ma qui è tutto normale, non c'è nessuna differenza di grafica super top RTX, robe varie. Avete ragione. Difatti, noi cosa andiamo a fare adesso? Clicchiamo. Mi è caduto il microfono. Allora, clicchiamo su opzioni, andiamo su grafica. Ok. Cosa facciamo qui? Andiamo su shaders. Adesso al momento io ce l'ho già, ma vi faccio vedere subito come fare. Allora, cliccate F11 se siete in schermo intero. E cosa dobbiamo fare? Praticamente prendiamo questa cartella qui, andiamo nel roaming, in questo caso io ce l'ho sempre qua attivo, ma andiamo nella, così, ok, andiamo così nella cartella, nel esplora file, e qui clicchiamo %updata%, ok, quindi in questo modo diamo l'invio e ci ritroviamo .minecraft. Noi entriamo dentro, dato che è stato creato queste cartelle, voi vi ritroverete shader pack, ok, shader packs, così. Quindi noi prendiamo questa cartella, la trasciniamo qua nello sposta shader pack. Io in questo caso ce l'ho già dentro, quindi noi andiamo sostituisci file nella destinazione. Ok, adesso vi ritroverete con lo shader pack. Qui clicchiamo F11 così andiamo allo schermo intero, e se non vedete qua la sales renewed bla bla bla, voi andate su cartella shader, ok, e voi cliccate F11 nella cartella shader, lo prendete così e lo trascinate lì dentro e rilasciate, così vedete quella cartella. F11, torniamo allo schermo intero, quindi noi andiamo a cliccare sopra la shader pack, ok, vediamo per magia cosa ritroviamo. Ecco qua ragazzi, guardate l'esperienza RTX, sicuramente è fantastico questa, guardate i dettagli dell'acqua, oppure la mia ombra, oh, sono caduto. Guardate ragazzi che dettagli, cioè non ci posso credere, guardate le nuvole. Andiamo, facciamo una cosa, e guardate anche il sole mi acceca attraverso le foglie. Pecora, andiamo. Oh, c'è il baule che l'ho trovato qua. Andiamo in alto. Andiamo in alto. Così vi faccio vedere dall'alto questo fantastico mondo. Guardate, la tecnologia è fantastica. In questo modo noi possiamo vedere praticamente, utilizzare l'RTX Experience in maniera, anche se noi non abbiamo una scheda video RTX che lo supporta, perciò ne vale la pena. Finché AMD non porterà questa tecnologia, utilizziamo questo sistema, questo software.
Allora, in alcuni di voi potrebbero ricevere un errore, potrebbe generare un errore. Allora, io in descrizione vi lascio praticamente un link dove dovete scaricare il nuovo pacchetto Adobe, così voi installate quel pacchetto e in realtà dovrebbe funzionare, ok? Voi se ricevete l'errore, rientrate, selezionate la shader e provate a entrare nel vostro mondo. Allora, per questo video è tutto. Allora, fatemi sapere se nei commenti volete che io porti una serie di questo genere, cioè di questo giochino qua, che è veramente infinito, abbiamo mille possibilità, possiamo ricreare un mondo completamente da zero, creare case, creare qualsiasi cosa voi vogliate che mi scrivete nei commenti. Mi raccomando, quindi condividete questo video e mettete un like, che così sosteniamo questo canale. Quindi per questo è tutto, io vi lascio alla prossima e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!